Ci voleva secondo me una gestione migliore della squadra. Abbiamo fatto troppi errori. Da quando ha sbagliato in testa 3-4 gambe fa. Poteva risparmiarsi qualche... insomma, esatto, ha usato troppo. Domenica 25 novembre 2018, ultima data del campionato del mondo di Formula 1. Sono a Maranello, in provincia di Modena, nel quartiere generale della Ferrari, per parlare con i tifosi che le domeniche dei Gran Premi si incontrano all'Auditorium Ferrari per seguire in diretta le gare di Formula 1. Come mai la Ferrari ha perso il mondiale quest'anno? Sfortuna. Secondo me molta sfortuna. Tutto là. Anche se Hamilton è... la Mercedes è molto più avanti comunque ancora. Com'è andato quest'anno il mondiale? Molto bene, ma preferisco che vinciamo noi. Raikkonen, purtroppo è brutto da dire, poteva fare un attimino di più il secondo pilota, anche se eticamente non è molto corretto, un po' più il Bottas della situazione. Vettel ha fatto molti errori anche a Monza e un primo pilota secondo me non se lo può permettere. Quest'anno che avevamo la macchina migliore rispetto all'anno scorso, sì. Abbiamo fatto troppi errori. E gli errori si pagano. Gli errori di chi sono stati? Ah, di Vettel. Vettel ne ha fatti molti. Invece Hamilton è stato bravo, fortunato e ha vinto lui. Tutto sommato non è andata male. Diciamo che insomma dopo la pausa estiva penso che la Mercedes abbia avuto più forza di noi, però l'anno prossimo sarà un bel campionato. I piloti sono umani, quindi sbagliano, sono felici quando vincono, sono scontenti quando perdono, ma sono umani. È un team, quindi si vince insieme, si perde insieme. Come mai ha perso la Ferrari quest'anno il mondiale? Perché non sono capace di guidarlo. Next year, Ferrari or Mercedes? Win the championship. Ferrari. Championship. Ferrari. Ferrari. Yeah. Come mai la Ferrari ha perso il mondiale quest'anno? Purtroppo Vettel ha fatto degli errori che poi ha pagato. E quindi Hamilton non ne ha fatti, è andato proprio liscio e quindi di conseguenza è stato bravo. Bravo, bravo Hamilton, da parte di tutti noi ferraristi. Ci voleva un attimino più di polso, una gestione migliore. Todd ai tempi era così, si faceva così e non c'era margine di errore. Ci voleva secondo me una gestione migliore della squadra, ecco. Che ha fatto un po' di errori, un po' il pilota, un po'... Vettel. Sì, insomma. Poteva risparmiarsi qualche... insomma, esatto, ha usato troppo quando non doveva usare, quindi insomma... Questo qui della Ferrari... c'è degli alti e bassi. Vettel. Comunque oggi ha dimostrato di essere all'altezza di quell'altro. Forse se c'era ancora 10 giri da fare poteva anche intaccarlo. Siamo gli eterni secondi. Resteremo gli eterni secondi. Ma perché? Perché? La Mercedes c'ha il pilota, c'ha la macchina di più. Come mai quest'anno ha perso la Ferrari? Comunque speriamo nell'anno prossimo. Ma ci sono stati errori di Vettel, di Raikkonen, della squadra? Di Vettel errori. Errori di Vettel. Speriamo mai. Ha perso perché era inferiore alla Mercedes che da sempre. E poi la morte di... Marchionne ha inciso anche un po' il tutto. Gli errori ci sono stati della Ferrari? Sì, sì, ci sta gli errori, ma non posso fare niente. Ci è mancato Marchionne, questa è fatta la differenza, tutta la differenza. Penso che fino a quando c'era Marchionne con noi, ovviamente tutto stava andando molto bene, poi... Errori dei piloti, sia di Raikkonen, di Vettel, ci sono stati? Vettel, più Vettel. Da quando ha sbagliato in testa 3-4 Gran Premi fa, poi un paio di errori a Monza, ci sta. Io sono nato il 18 febbraio con Enzo Ferrari, ho un bel ricordo, però la Ferrari resta e resterà eterno e secondo. L'era di Schumacher è finita. Molto critico. Purtroppo molto critico. È la realtà, cioè non è la... Vediamo la realtà quella che succede. Secondo me Vettel ha regalato quest'anno. Quindi gli errori sono di Vettel per aver perso il mondiale. Secondo me sì, ha perso il mondiale lui, l'ha voluto perdere. Però l'errore è stato di Vettel. Di Vettel l'errore, è stato Vettel perché la macchina è esuberante, il mio l'olio. Perché la Ferrari ha perso? Sbagliato in
strategia, penso anche un po' nervoso, i piloti. Ah sì, speriamo il prossimo anno meglio. Comunque il 19 la vinciamo noi, la Ferrari. Forza Ferrari comunque.